Un papà e una figlia, stesso talento, stesso fascino, stessa passione per la vita, ma la vita buona, la vita fatta di cose semplici. Signore e signori, Red e Chiara Canziana. Buongiorno! Buongiorno! È il galletto che mette sempre il alla galletto. Prova. Il pennuto. Buongiorno e accomodatevi. Buongiorno. Beh, non si poteva aggiungere niente di più, perché innamorati della vita e della vita buona lo siete tutti e due. Posso partire da Chiara, Red? Devi. Te posso. Ma che papà è stato? Che papà è, Red? È una domanda che mi fanno spesso. Io, cioè, sono fortunata perché è un buon papà, ma per me è un papà... Come tutti. Normale, cioè, nel senso, io sono cresciuta con lui che è sempre stato... famoso, musicista, parte della storia italiana, quindi è la mia normalità. Chiaro che per tanti è una cosa sconvolgente, no? Però in qualche modo, essendoci cresciuta pure io in questo contesto, la vivo in maniera molto serena. Poi la fortuna nella fortuna è che lui è anche un ottimo papà. Quindi... E quindi ci aggiungi questo al fatto di essere riusciti ad assicurare. Red, non è facile, visto che voi per 50 anni avete viaggiato il mondo, siete stati forse fisicamente anche un po' assenti, ovviamente, dalle vostre famiglie, perché dovevate lavorare e andare via. Inevitabile. Assicurare invece questa normalità, dare questa tranquillità, come si fa? Non è da tutti. Ma io, quando non c'ero, ero molto presente attraverso, grazie a Dio, la tecnica ci aiuta in questi anni meravigliosi che stiamo vivendo. E quando c'ero cercavo di dare il massimo, per cui ho rischiato anche di fare dei danni, di viziarla probabilmente. Mi ricordo quando a lei piaceva andare, piaceva guidare, perché voleva salire in braccio a me, allora gli comprai questa piccola Jeep elettrica. E credo che lei abbia scalcagnato gli stinchi a tutti i miei amici a casa, perché andava a una velocità addosso a chiunque. Però insomma si è divertiti. La cosa più bella per un papà è vedere che le proprie passioni, i propri talenti, insomma, in un modo o in un altro si rivedano negli occhi dei figli. E tu, Chiara, una voce straordinaria come quella del tuo papà, ma al tempo stesso hai sposato anche la passione per la vita di Red. La passione per vivere bene fatta di cose semplici, di cose buone. Qui veniamo a questa nuova avventura che si apre per voi. Tu sei una cuoca formidabile, ma ci vuole coraggio anche a mettere un attimo da parte un po' il talento per la musica, sei stata anche a Sanremo, per inventarti questa nuova occupazione, diciamoci chiaro, senza essere raccomandata, perché non è che sei figlia d'arte in questo senso. No, bisogna dirlo. È vero. Ma infatti è una cosa che mi gratifica molto, perché diciamo che anche se magari canto bene, c'era sempre la questione, no? Sei lì perché papà, sei raccomandata. Almeno in cucina nessuno mi può dire niente, perché nessuno sa che mia mamma cucina bene, quindi magari dico, ma tua mamma... No, quindi nessuno lo sa e io cucino, faccio la cuoca dal 2013, quindi è qualche tempo ormai. Ho avuto il mio ristorante, poi sono tornata a Treviso, quindi ho lasciato il ristorante Cara Verona e ho iniziato a curare i menù per vari ristoranti della marca trevigiana. Io ti domando una cosa, Chiara, e poi passo subito a Red. Ma quando papà un giorno dice basta, io voglio mangiare in una certa maniera, mi libero. Allora, pesce, te papà, con il tuo papà andavi a pescare quando eri piccolino, facevi viaggi purché ci fosse il laghetto dove andare a pescare, terra meravigliosa anche di cacciagione la vostra, carne via, eccetera eccetera. E tu dici, che cosa sta succedendo? Come prendi questa notizia che papà aveva fatto una scelta di vita ben precisa? Ma guarda, rispetto all'alimentazione ero tranquilla, perché alla fine lui già non mangiava carne da 20 anni. Quindi il fatto che ci fosse stato questo cambiamento, insomma, l'abbiamo preso bene. La cosa che abbiamo preso un po' peggio è il fatto che lui volesse smettere di pescare. Ecco, ma non quella... tanto. No, quella era diventata perché? Una cosa più grave. Ma perché non sapevamo più cosa regalargli? Ah, ecco, gli avevi dato tutto. Le carne da pesca, quegli ami particolari, quelle perché cose della bellissima. Il regalo è sempre un dramma. Allora lì andavamo sulla pesca, che era la sua passione, adesso non c'era più quella, quindi abbiamo dovuto veramente reinventarci il regalo. Però la scelta etica è...
cioè, l'abbiamo seguito a ruota tutti quanti dopo. Red, è molto importante che lei abbia messo etica vicino alla scelta. Ora, al di là dei tuoi, come dire, la tua esperienza personale, tu hai capito a un certo punto che il mondo andava salvato. Nel tuo piccolo hai fatto una scelta molto coraggiosa e molto attuale per certi versi, però partendo anche dalla constatazione che noi possiamo impegnarci uno ad uno per salvare questo mondo. Io credo che questo mondo sia un po' come quando tu affitti un appartamento e poi lo ridai indietro dopo qualche anno, no? Il proprietario di casa ti richiede di ritinteggiarlo, certo, di mettere a posto se hai rotto qualche maniglia, qualche rubinetto, di riconsegnarlo nella stessa maniera. Mi sono reso conto che noi invece, questo mondo che ci è stato consegnato quando siamo nati, lo riconsegneremo, mi auguro il più tardi possibile, a chi verrà dopo di noi, molto peggiorato. Ma succede alla nostra generazione, è successo alle generazioni precedenti, perché pensiamo poco a quello che potremmo fare nel nostro piccolo, certo. Io non credo che cambieremo il mondo con questo libro, ma anche se soltanto riusciremo a far fare una piccola riflessione a chi leggerà quello che abbiamo fatto, a chi si innamorerà delle ricette che Chiara ha presentato, già questa piccola riflessione, questa voglia di provare a capire se si può fare qualcosa, per noi sarà un grande successo. A volte i vegani esagerano un pochino con la loro forma di integralismo, perché è così, perché all'inizio di una battaglia devi anche urlare, devi farti sentire. Di contro si esagera anche dall'altra parte, perché io ho visto in televisione degli attacchi molto violenti nei confronti, le chiamerei quasi delle piccole imboscate, no? Ai poveri vegani. Per cui io credo che con questo libro l'abbiamo voluto scrivere proprio per questo, per creare innanzitutto mettere un po' di chiarezza, perché vegano non è una moda, vegano non è una setta, come qualcuno ha detto, vegano è uno stile di vita gentile, e allora abbiamo voluto tradurre il vero senso del vegano proprio in questo libro, che deve essere, fin dall'inizio ci siamo posti il problema che doveva essere un libro gentile, un libro che creava un'unione, un ponte tra noi vegani e gli onnivori, ma un ponte dove incontrarci per un abbraccio, non per prenderci a cannonate. Aggiungo un libro che ti aiuta a far diventare simpatica una tematica che, come dici tu, viene sempre affrontata nella maniera sbagliata. Noi ce l'abbiamo anche in copertina, in grafica. Sono vegano italiano. È la cosa più bella. Sano vegano italiano, chiedo scusa. La cosa più bella di questo libro, sapete qual è? Che sì, è vero, c'è molto pensiero, c'è molta interpretazione anche proprio di una filosofia, ma c'è molta realtà. Tu parti anche dalla tua esperienza personale, tu, non lo sanno tutti, hai avuto un momento difficile di salute, probabilmente ti sei salvato, oltre grande alle mani dei chirurghi, grazie al fatto che avevi smesso di fumare da tempo, che avevi scelto di vivere in una certa maniera. In più c'è questo tocco di Chiara che rende straordinarie e bellissime delle ricette così semplici e alla portata di tutti. Perché, Chiara, posso dire la verità, io sono un'onnivora, però non ne posso più di quelle ricette così sofisticate che vengono proposte, che, detto tra me e voi, non sono neanche accessibili né economicamente né tantomeno nei negozi, perché vai a trovare delle materie prime che non stanno sotto casa. E invece questo te lo dico proprio da... io cucino, te lo dico proprio da massaia. La gentilezza di questo libro si vede anche nella scelta delle ricette vere e proprie. Grazie. Red, tu ci insisti su questo punto. La tua non è una voler affermare la supremazia di una scelta su un'altra. Tu dici, io faccio così e lo faccio perché sono arrivata a questa scelta consapevolmente. Poi siamo tutti liberi di comprenderci, siamo tutti liberi anche di venirci incontro, di gettare un ponte. Grazie al cielo viviamo in un paese libero, nel quale ognuno può esprimere il proprio pensiero, e se uno ha la fortuna di essere una persona conosciuta, ha la possibilità di raccontare una sua esperienza. Vero. Io venni da te qualche mese dopo questo grande problema che ho avuto alla aorta 2 anni fa, proprio di questi tempi, e venni da te a raccontarti che se mi ero salvato, me l'aveva detto il professor, sì, De Paulis, che per me il grande merito è suo, che ha fatto un intervento meraviglioso, però lui ha detto sì, io avrò fatto anche un buon lavoro, ma se tu non eri vegano, sì, se le tue vene non erano
perfettamente pulite come quelle di un bambino, senza colesterolo, senza occlusioni, forse il mio intervento non sarebbe riuscito a fare un lavoro così, così buono. E allora questo ti fa riflettere, no? Però io lo racconto, poi ognuno... Insomma, se tu pensi che nei pacchetti delle sigarette scrivono, addirittura fanno vedere adesso le fotografie, no? dei danni che può provocare il fumo, eppure la gente continua a fumare. Tu sei stato un grande fumatore. Io sono stato un grande fumatore, ma grazie al cielo, con un fioretto, come si faceva una volta. Sì, ho smesso il primo di aprile del 2007. Mia moglie entrava in sala operatoria a Innsbruck per un'ernia che gli stava bloccando una gamba, e quando l'ho vista entrare ho detto, se esce... Bene, smetto di fumare. Ma questa è una cosa che penso non hai mai raccontato, credo, no, in giro. È bellissimo, veramente una cosa di grande bellezza. Chiara, però tu sei giovane, sei una chef che si sta misurando anche con le nuove tendenze culinarie. Ti dovevi inventare delle ricette fatte a misura di papà, ma anche di pubblico. Se ti dovessi dire il motivo dominante, il tratto comune di queste ricette, qual è? Io l'ho scoperto secondo me, poi dopo ci confrontiamo. Che ricette sono queste? Allora, guarda, buona parte delle ricette sono in realtà tradizionali. Esatto. Sono ricette italiane. Noi siamo molto più vegani di quanto si creda, nel senso che tante ricette proprio della tradizione italiana sono già vegane di per sé: la pappa al pomodoro, la ribollita, la pasta ai fagioli in Veneto, i risi e bisi, altra ricetta veneta, la farinata di ceci in Liguria. Cioè, proprio per ogni regione italiana c'è una ricetta vegana. Quindi alcune le ho prese, le mie preferite, le ho messe nel libro. Tante altre invece nascono dalla mia ispirazione in qualche modo, e ho cercato di renderle belle da vedere, ma soprattutto buone. Questo è il segreto di sano vegano italiano. Voi non fate altro che restituire la verità di una notizia. Noi siamo la cultura mediterranea, la cucina mediterranea è una cucina vegana, tra virgolette, se non altro vegetariana, non proprio voglio dire vegana, vegetariana, perché non dimentichiamo che c'erano tempi in cui la carne si mangiava una volta al mese, in cui non c'era la possibilità, quando era possibile, questo non ce lo scordiamo, e quindi questa è la forza anche, non vi siete inventati una teoria a parte, avete restituito il sapore a quella terra, la terra di casa vostra, e anche le terre, la terra insomma di questa bellissima penisola. Infatti l'italiano, italiano, esatto, nel titolo significa proprio interpretiamolo a modo nostro, questo essere vegani, perché è ovvio che il tofu, il bulgur, queste parole strane di questi prodotti, peraltro buoni, ma spaventano un pochino la persona normale. E poi qui chiariamo tante cose, per esempio la cucina vegana costa molto meno di quella se la facciamo con i prodotti stagionali a chilometro zero della nostra terra. La verdura, grazie al cielo, costa meno della carne e del pesce, per cui ci sono queste cene che noi ci siamo inventati, questa cosa incredibile, che praticamente quando l'abbiamo detto agli amici della Rizzoli, che sono gli editori del nostro libro, sono rimasti un po' sorpresi. Ah, l'idea è vostra ovviamente di questa cosa, non è che ve l'abbiano chiesta, fate una cosa insieme. Perché abbiamo detto questo, allora, noi andiamo a raccontare bene, parliamo, raccontiamo la nostra idea, la filosofia, ma come facciamo realmente a convincere la gente che è anche buono quello che noi raccontiamo? Esatto. Allora abbiamo detto, facciamo una bella cosa, dopo le parole i fatti, andiamo a presentare il libro nei ristoranti. Il ristoratore prende le prenotazioni e credimi, stiamo facendo una tournée di sold out e di date doppie, perché è tutto esaurito in continuazione. Ma è la verità, che sono ricette buonissime. E quindi facciamo alle 7:30, facciamo la presentazione con tutta la gente già seduta a tavola del libro, parliamo un tre quarti d'ora, un'ora. Chiara è lì dal mattino, se non dal giorno prima, a lavorare con la brigata di cucina per impostare tutti i piatti. Dopodiché Chiara, finita la presentazione, corre in cucina a seguire l'impiantamento, perché anche la presentazione è importante. Ma la cosa incredibile è che la gente chiede il bis di piatti che non aveva mai mangiato, perché sono proprio buoni, cioè hai l'impressione di stare bene. L'altro giorno un ragazzo ci ha scritto: ho mangiato come non mangio mai in vita mia, 5 portate, bellissimo, una cosa pazzesca. Mi sono svegliato al mattino, ho detto che non avevo sete, ho dormito benissimo e mi sentivo leggero. Perché il sapore di casa è un libro che restituisce il sapore di casa.
prima di venire a una domanda che riguarda più Chiara, anche perché è bellissimo, tu sei giovane, musica da una parte e poi la cucina dall'altra. Red, apro una parentesi, mi ha molto colpito il tuo fare cenno in più di un'occasione nelle tue pagine Papa Francesco, alla sua enciclica, e hai tirato fuori un po' dell'anima, delle cose che lui dice, ma soprattutto delle consegne che indirettamente lui fa al mondo che lo ascolta. Mi piacerebbe conoscerlo e incontrarlo, perché io avevo conosciuto Papa Wojtyła e devo dire che c'è una foto di noi Pooh con lui che sembriamo veramente cinque amici al bar, perché stiamo ridendo come dei pazzi tutti e cinque per una battuta che lui aveva fatto. E sì, molto poco istituzionale come foto, eravamo proprio con lui, in feeling, bene, bello. E vorrei conoscere Papa Francesco, perché lui ha detto delle cose importantissime, soprattutto legate a quello che è l'ambiente, all'importanza di quello che ognuno di noi può fare per l'ambiente. E l'ultima cosa che ha detto, che è meravigliosa da un lato e terribile dall'altro, l'ha detta proprio pochi giorni fa, ha detto che probabilmente la terza guerra mondiale potrebbe essere fatta per l'acqua. E questa è una riflessione che noi dobbiamo fare. Lascia stare che siamo vegani per un fatto di salute o vegani per un fatto etico, ma pensiamo al futuro del mondo, dei nostri figli. Fare un chilo di carne costa 20.000 litri d'acqua, costa il disboscamento di almeno 20 metri quadrati di foresta per creare nuovi spazi dove coltivare cereali da dare alle mucche e non darli a quel miliardo di persone sottonutrite nel mondo che muoiono di fame. Allora, è anche politicamente scorretto, perché è solo un terzo del mondo che usufruisce della carne. Gli altri due terzi non la vedono nemmeno passare la carne, però gli vengono tolte i cereali, i legumi è un discorso, sai cos'è, dalla loro terra che comporta, come dici tu, mi permetto, perché poi dall'altra parte io penso anche alle difficoltà del settore, io penso anche alle zone del terremoto che vivono, per esempio. Certo. Si tratta, come dici giustamente tu, di fermarci un attimo a riflettere, di capire che una piccola rivoluzione pacifica è necessaria, nel senso che dai piccoli gesti individuali poi si deve passare a dei sistemi più ampi per poter cent'anni fa mondo. Il problema era molto più piccolo. Quello che sta diventando non sono quei poveri pastori che gli è crollata la stalla durante il terremoto, sono gli allevamenti intensivi. Capisci che non è possibile che il mondo continui a essere violentato da 150 miliardi di animali allevati in questo momento, tra polli, quaglie, tacchini, galline, maiali, davvero, oche, mucche. Non è possibile, perché il 51% dei gas serra di cui noi ci lamentiamo e per i quali demonizziamo il trasporto su ruota, che è responsabile solo del 15%, il 51% arriva dagli allevamenti intensivi. E questa è una cosa che si deve fare. Questa è la nuova vita di Red Canziana. Intanto che abbiamo tirato fuori la foto. E non lo sapevamo. Senti, ma che ti stavate dicendo, Red? Ma no, lui aveva fatto una battuta. Andate qui. Lui aveva detto, certo che non deve essere facile fare i cantanti, interpretare molto carino, le passioni, le voglie della gente. E Stefano gli ha detto, certo che fare il Papa non deve essere facile, no? E mi ricordo che Papa Wojtyła, stiamo ridendo, perché ha detto, sì, ma io ho un aiuto da lassù. Certo, dall'alto. Caro Wojtyła, non si smettisse mai, veramente, anche nelle piccole cose quotidiane. Sano, vegano, italiano, è la nuova vita, una delle tante mille vite di questi grandi artisti che a un certo punto hanno detto, vabbè, abbiamo dato tanto, adesso per noi ci sono nuovi progetti, nuove storie, ma noi non possiamo non rivedervi così. Vi portiamo a Bologna, Bologna ti dice qualcosa, l'ultimo concerto di questa trionfale tournée che ha celebrato i 50 anni dei Pooh. Guardate. Volevate
non è che ci pare. Bello. Sembra impossibile, ma insomma, io sono convinta che ci riserverete ancora delle grandi sorprese. Ma guarda, Prego. Io credo che noi abbiamo dato il meglio di quello che potevamo dare e abbiamo avuto il coraggio di fare una cosa che nessun artista in Italia aveva ancora fatto, di fermarsi in un momento meraviglioso, di grande successo. Però è ovvio che c'era tristezza quella sera a vedere queste persone meravigliose che piangono sotto il palco, come noi l'abbiamo fatto prima, durante e dopo il concerto. Però dobbiamo anche essere orgogliosi, perché siamo riusciti veramente a dare il giusto finale a una storia meravigliosa come quella nostra, che è una storia fatta di lavoro, di impegno, di amicizia, anche di capacità. Ma forse questa è la vera spiegazione di tutto questo: sapersi fermare al momento giusto e riportare questa nave in porto con le luci accese, ancora sfolgorante, deve renderci orgogliosi. Poi cosa sarà domani non lo so. Io ho imparato nella vita a non dire mai, perché tutto può essere. Di sicuro abbiamo fatto una scelta cosciente, che non è certo una scelta per prendere in giro chi ha sofferto insieme a noi di questa scelta. Chiara, la chitarra da una parte, la musica da una parte, i fuochi, i fornelli dall'altra. Tu per ora ti possiamo dire hai scelto questo, vero? Ma anche te non è che sia quella la semplicemente l'unica strada che percorrerai, giusto? Guarda, io adesso in effetti sto facendo la cuoca, però non mi sono mai definita una sola cosa, nel senso che negli anni ho veramente fatto di tante tutto, cose. Ma di tutto, quindi dalla musicista alla cuoca, magari queste sono le cose che sono state note, ma ho fatto anche altri lavori, perché comunque mi piace cambiare, mi piace sperimentare nuove strade e chissà, magari un giorno tornerò a fare musica, magari farò altro. Io sono in evoluzione, in D'altronde, movimento. Con un papà che non si ferma mai, scusate, questo era il minimo. Senti Chiara, posso chiederti un po' di ricette? Che mi fanno segno che vogliono, è giusto. Avete visto il libro in grafica, sano, vegano, italiano. Noi un paio di ricette te le tiriamo fuori. Penso che le abbiamo messe pure in grafica, se non mi sbaglio. Intanto accontentiamo sia i palati, quelli, gli amanti del primo tagliatelle alla barbabietola sul letto di asparagi. Chiara, io ti ascolto, facci sognare. Allora, raccontacelo questo. Questa piatto è una ricetta che va quasi bene per il periodo, perché a breve arrivano anche gli asparagi verdi. Comunque sono tagliatelle di semola impastate con una purea di barbabietola che le rende così rosse, così rosa. La purea di verdura mi aiuta a sostituire l'uovo, nel senso che Certo, perché nella pasta tu non lo metti. No, certo, se no sarebbero vegetariane. Certo, sarebbe vegano, esatto. È chiaro. Quindi levo l'uovo e aggiungo una purea di verdure che mi aiuta a legare la pasta praticamente, oltre all'acqua e all'olio d'oliva. Quindi impasto tutto quanto, poi con la macchina per tirare la pasta o con mattarello e olio di gomito si fanno le tagliatelle. Poi la crema di asparagi alla base è così bella verde perché vengono prima sbollentati in acqua bollente e salata e poi messi in acqua e ghiaccio, quindi lo shock termico gli fa mantenere il colore così bello acceso. Poi vengono frullati e poi vengono saltati in padella le tagliatelle con le punte d'asparago e qualche erbetta fine. Devo dire che questa donna ha studiato, Red, mica si è inventata cuoca. Attenzione, mica si è inventata così, No, no. Volevo dire una cosa riguardo al discorso musicale. Io e Chiara ovviamente rimaniamo soprattutto delle persone che vivono per la musica e di musica. Nei 2 anni che aspettavamo la reunion, io ho girato con un mio concerto che molti amici qua dietro hanno visto. E Chiara han saputo di questa cosa. E Chiara era con me sul palco e cantava alcune cose con me, alcune anche da sola. Ti voglio solo dire questo: abbiamo fatto 2 concerti a Niagara Falls in Canada. E Chiara, dopo aver cantato un brano bellissimo di un caro amico che non c'è più, di Lucio Dalla Caruso, ha avuto 5 minuti di standing ovation, per cui non è una che ha mollato. Figlia, dico tanto padre, io sono grata per avervi avuto qui quest'oggi, vi dico grazie per la delicatezza, la gentilezza con cui avete anche saputo affrontare dei temi a volte spinosi per l'opinione pubblica, perché siete persone per bene. Grazie, 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 grazie molto. A Red Canziani, a Chiara.
E guardate che le ricette sono strepitose. L'ultima visione in grafica della copertina: sano, vegano, italiano. E noi continuiamo a celebrare. Saranno donne, saranno madri, figlie, ancora con Giovanna che arriva tra pochissimo. Oggi pomeriggio in libreria Mondadori. Mondadori a Roma. Tuscolano. Firma copia. Che è un'enorme libreria, c'è spazio per tutti. Grazie. Ciao. Pubblicità. E auguri a tutte le donne.